la legalità a Ostia non può essere accettata, perché la legalità dà fastidio agli imprenditori, a chi vuole costruire del bene in questo territorio. Scusa Stefano, non richiamare gli imprenditori, togli la IN. Imprenditori. Io parlo secondo la lingua italiana, si chiama, loro si definiscono degli imprenditori. Purtroppo a malincuore, imprenditori di se stessi, a malincuore devo dire che sono un dipendente pubblico, quindi vado nella fattispecie di chi è nulla facente dell'amministrazione pubblica. Dopo la comunicazione di ieri, noi a malincuore, non è che lo voglio dire qua perché spero uscirà sui giornali, dopo l'approvazione di ieri sera della Madia, di aumentarci 5 euro lordi di stipendio mensili a tutti gli enti locali, statali, presenti sul territorio, è una grande presa in giro per chi lavora per le istituzioni, perché dietro non ha imprenditori, ha dei funzionari, ha dei politici, ha degli incapaci, e il dipendente è sotto questa cappa comune che tutti conoscono ma che nessuno denuncia, compresi i media e i giornalisti, compresi. Ostia lo sanno tutti quello che succede, ma nessuno parla, nessuno dice. Se tu chiami un giornalista e vuoi far fare delle riprese, o dici che non esiste neanche più una duna nel territorio di Ostia, del lungomare, della riserva, non ci sono più perché l'hanno distrutte, e chi è il responsabile di queste distruzioni non è intervenuto. La Guardia Costiera, il Corpo Forestale dello Stato, il demanio marittimo dello Stato a Roma, che sta sotto al Ministero delle Infrastrutture, e lo sanno. Allora, fino al governo Alemanno, la pineta, la riserva, chiamiamola come vi pare, dal 2002 al 2012 io ci ho lavorato come istruttore dei servizi ambientali, e l'unico anno che si è pulita la via Severiana è stato il 2010. Venivano gettati dei fondi come 2,5 milioni di euro su quella riserva per non fare nulla, nulla. Adesso la Madia, con un provvedimento, ha eliminato il Corpo Forestale dello Stato, che l'anno prossimo convoglierà dentro ai carabinieri. Dentro ai carabinieri, quindi la riserva sarà abbandonata a 50 operatori di protezione civile che non hanno nessuna competenza. La grandissima furba della Marino, che si chiama come sindaco ma non è come sindaco, ha chiuso stabilmente il servizio giardini il 2 dicembre del 2014. Ci sono 500 giardinieri, di cui 250 con invalidità civile e 250 che operano con le uniche forze loro, senza una formazione, senza chi capisce qualche cosa, perché lo può dire Guglielmo, dopo un anno e mezzo è riuscita ad avere un documento ufficiale sull'alberone che un funzionario ha fatto mettere con un'incapacità. Neanche un bambino aveva messo quell'albero. Affidamento diretto. Affidamento diretto, quindi siccome le procedure affidamento diretto nel comune, gli economati possono spendere fino a 50.000 euro e nessuno li va a controllare, neanche la Corte dei Conti, tu spendi 20.000 euro per un albero, allora la legalità la possiamo ricostruire. Domenica prossima a Ostia c'è la prima marcia nazionale contro l'abbattimento degli alberi, per quello che è successo dei 1.200 pini abbattuti dal municipio, con la partecipazione delle cooperative colluse che si sono venduti la legna e tutto quello che veniva da questi pini, che non erano da abbattere, perché adesso è indagato un ufficio operante del comune di Roma perché non ha verificato la stabilità di quell'albero, non l'ha verificata, hanno messo delle croci rosse e l'hanno buttata in giù di notte, uno dietro all'altro, 1.200 pini. Di dove stavano? Stavano, se erano nella riserva, se erano vicino Fiumicino, se erano nella pineta o altro. Bisogna denunciarle le cose, c'è un demanio a Roma, c'è una cameriera rotta a Ostia, non basta, c'è quella a Fiumicino, non basta, c'è a Civitavecchia, c'è a Roma. Il capo responsabile, l'ufficiale, che si sa il nome, che è responsabile della cameriera rotta, perché se un disabile non può entrare dentro lo stabilimento, la legge permette che tu lo punisci per lo stabilimento. Non è solo quello. Se la... Io sì, faccio sì, per sommi sì, capi, sì. Però se la legge c'è,
Ma perché c'è chi è più furbo e deve comprarsi quella legge? Perché questi che sono dei grandi furbi si comprano la legge. Cioè, come si diceva una volta, la legge c'è ma si trova l'inganno. Allora, perché io, se ho un problema con la carrozzina, lì non ci arrivo? Perché io, se ho un problema ad entrare in quello stabilimento, devo andare a quello libero, perché lì mi fanno pagare? Però il 25 settembre a Venezia c'è stata una festa mega galattica, un gran galattico, con tutti imprenditori, industriali, ma non vi date pure a me, ma chi ci è andato? Perché si devono comprare la gente che si rifiuta di collaborare. Invitano tutti, li vogliono coinvolgere. Ma lo sapete che la Virgin, la palestra che sta a Via Canale dello Stadio, lì c'è uno scandalo, perché era un punto per le qualità. Ci hanno costruito una copertura infinita. Ma chi l'ha permesso? Il governo precedente a quello di Marino. Oramai quella palestra non la puoi smontare più. È una multinazionale. Adesso stanno costruendo un supermercato megalagalattico della Lidl a Roma Est. I cittadini si stanno rivelando, ma non hanno nessuno che li appoggia. Quella è una multinazionale, tu non la elimini. Non la elimini. Possiamo fare mille esempi, ma se noi non cominciamo, che se avviene un'associazione, ci chiede aiuto, allora facciamo la marcia degli alberi, poi facciamo la marcia della mafia a Cinecittà, i cittadini si devono cominciare a muovere e farsi vedere perché la legalità comincia dal cittadino, non sì, tu chiami il vigile, poi non si dà retta e tu sei inerme, tu chiami il carabiniere, non ti dà retta e sei inerme. Allora devi scrivere, se non ti risponde il municipio, non ti risponde il sindaco, devi andare ancora più su, fino al Presidente della Repubblica, fino al Presidente della Repubblica. Io mi dispiace, non lo vorrei dire, però faccio parte del Tribunale Territoriale di Roma che sta indagando quelli collusi con la mafia di Maria Vidale. Ne spareranno, 5 novembre comincia il processo. Però bisogna dire le cose, perché se uno se le tiene nascoste, questa gente continua a vivere. L'altro sbaglio del comune è spostare i dirigenti che sono stati indagati. Tu sposti quello che ha rubato in un altro ufficio, quello non finisce per vizio come il pelo, come il lupo. Cioè, perde il pelo ma non perde il vizio. Se quello rubava 2000, dopo 3 anni ricomincia a rubare 1000. Non finisce mai quella ruota che non finisce. L'ha detto Sabella a Piazza Pulita. Il funzionario pubblico non lo possiamo far licenziare, ci vogliono le prove certe, e i cittadini devono andare a parlare con le istituzioni, i comitati devono andare a parlare con le istituzioni, se no tu a Ostia questa gentaccia non la scardini più. È come l'Edera, dove si attacca muore, e chi fanno morire questi cittadini? Perché il mare libero tu non ce l'hai più a disposizione. Io da quando ho 18 anni non vengo più al mare a Ostia, perché sono schifato. Vado a Punta Ala, vado all'estero e devo essere sottratto da una cosa che è mia, perché essendo un cittadino romano, italiano, il mare di Ostia è anche mio e deve essere di tutti, non di quelli che hanno costruito sopra a quella spiaggia che non è più litorale. Quello non è più litorale. Ostia, quando io ero un bambino e andavamo con l'ombrellone d'onda, ce l'abbiamo dentro lì, a Castel Porziano era tutta con quelle dune, con quell'ambiente naturale. Hanno fatto muri nella pineta di Castelfusano, hanno fatto muri alla pineta di Castelfusano, hanno fatto morire i nibbi, avevano fatto i nibbi per tagliare i pioppi, hanno fatto morire le coate, e nessuno ha salvaguardato quegli animali lì. C'erano 50 coppie di nibbi, non esiste più un cinghiale nella riserva naturale statale romana. Non esiste più niente, è uno schifo, ti viene da piangere. Un sindaco non può niente contro questi che vogliono infangare l'onestà delle persone, perché può essere pure il più sindaco più onesto, ti intrappolano, ti mettono nella melma e tu vieni ingoiato da quella melma. Ci puoi mettere 10 tabella, ma non riescono a levare questo, perché l'abbiamo saputo che cosa hanno fatto al trasparo, gli hanno sequestrato 500 milioni di euro. Ma riuscirà un altro che sarà un compagno, un fratello, un cugino, verranno dal nord, dal sud, e vogliono riprendersi il litorale perché ha una loro
predominanza elettorale ha un guadagno lo stabilimento, non è una cosa come a Rimini, come a Punta Ala o come a Salerno. Io vi dico una cosa, ho visto un video a San Vito dei Normanni, la spiaggia non pubblica, privata, e finisco, che hanno la carrozzina per portare l'invalido e hanno le assistenti gratuite che gli fanno fare il bagno. E in Sicilia, dove c'è la mafia, una spiaggia ha adottato questo sistema e non è pubblica, è privata. Ha fatto un settore per le persone con handicap, un settore per le donne che sono in attesa, di gravidanza. Qui una donna che è incinta non entra perché è un impiccio, dà fastidio, crea problemi. Allora, già la Guardia Costiera potrebbe non far aprire lo stabilimento perché non ci sono le condizioni della 104. Non potrebbe aprire perché non ci sono le condizioni di sicurezza antincendio. Non potrebbe aprire perché i bagnini non sono formati. Ci sono tante cose illegali che però le amministrazioni mandano a mano. Allora, chiediamo la collaborazione con la Guardia Costiera. È ufficiale.